Decisamente il profondo rispetto è un'offesa che la donna non perdona mai. Notte misteriosa, fredda e triste, senza stelle, dimmi notte sospirosa, quale asilo m'offri tu? Ancora qui voi? Non vorrete passare la notte nel parco? Dovrò pure attraversarlo per uscire, signore. Già, ma dove andrete? Lo domando a voi. A noi? Ah, cosicché voi non avete un alloggio. Colpa della mia albergatrice che mi ha messo la porta. Chi? Tutù? Tutù! Ora la chiameremo e sentiremo se dite la verità. Tutù! 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 Sì? Che c'è? Scusate, Tutù, abita da voi questo signore? Il signore? Non lo conosco. Come? Non mi conoscete? Mai visto. Si vendica, il serpente. Guardate, ha un fucile. Amo la caccia. Questo è quel signore che cacciava di Frodo nel parco? Devo farlo arrestare? Arrestarmi? Benone, ecco trovato un alloggio. Via, un bacio e vi salvo. No. Sulla mano soltanto. No, vada retro, Satana. Selvaggio. Ogni donna è per me un mistero da temer, ogni donna un veleno sovra il labbro e nel ser di mortal volontà. Assumo nessuna responsabilità, quindi vi prego di seguirmi al castello dove vi spiegherete voi stesso con il duca di Nancy. Con il duca di Nancy? Precisamente. Sarei curioso di conoscerlo. E chissà che non mi offra l'alloggio che cerco. Non è possibile, il castello è pieno di ospiti. C'è una festa? No, c'è spettacolo al teatro del castello. Allora, permettetemi di indossare l'abito da sera. Non occorre. Pardon, ma un gentiluomo non può presentarsi al castello del duca di Nancy in tenuta da caccia. Signore, signori. Ha, che tipo? È un tipo indisponente. Ma molto interessato, Carlotta. Carlotta. Oh, comincia a nevicare. Sarà ora di ritirarci. La neve già discende tutta manta di candore. Andiamo di qui che gela il cor. In ogni casolar la fiamma guizza nel bel fuoco. Orsù la notte giunge, freddo punge dar conviene, si sta si bene al caminetto in secco, secco, lo stesso amore ci vino. La neve già discende tutta manca di cammino.
Tutù! Sì? È un'ora che vi aspetto. Oh, scusatemi tanto, vi avevo dimenticato nel parco. Non fa niente. Scusate, ma è vostro l'albergo? Sì, è mio l'albergo. Ah, si potrebbe mangiare una cosina? Oh, siete fortunato. Che c'è? Bolle in brodo. Mm. Un bel brodino caldo vi farà molto bene. Sì, mi raccomando però, imbottito. Che cosa? Il brodino, c'ho fame. Ma su... da mano femminile non può nascondere che insidie. Commedia mi amate. Perché questa osservazione? Perché voi dite dove correte belladone come si diceste al cameriere portatemi ancora un po' di insalata. Ma signore. Ma questa frase va detta con dolcezza, tenerezza. Dove correte belladone? Così va bene. Ed io abbagliato e affascinato grido. Cielo come siete di mio gusto. Ma tutto ciò è ridicolo. Che cosa? La frase. L'amore non parla così. Si vede che il signor Piper non se ne intende. E voi cosa direste? Io direi tutto ciò che mi viene dal cuore. Signora, prima mi eravate indifferente, ma ora sento che vi amo. Ma Iadone che parla o siete voi? Iadone che parla, ma sono io che gli suggerisco. Allora non voglio, andate. Le vostre labbra dicono andate, ma lo sguardo dice restate. D'ardor novello si fa giù sognar muti così l'eterno aprì in
gioco folle pur divin, inconscio mi trascina fra le spire d'un amor. Chiuso nel mio cuore un vago senso di languor, al mito si ribella con arcana seduzione. Forse Adone puoi tentar chi le tue spoglie mente, nel cercar di soffocar lo spasimo che sente. Vorrei informar, vorrei spartirlo d'ebrietà, ma bello sovra il sé, convinta è me. L'inizia vi siamo. Senti, il gelo del mio cuor, d'ardore.